Grillo torna all'attacco di Renzi e come Monti e Letta, cioè a servizio della Merkel, sostiene il leader del Movimento 5 Stelle nel suo blog. Il Presidente del Consiglio viene accusato di aver assicurato alla cancelliera tedesca che l'Italia rispetterà il Fiscal Compact e lo avrebbe fatto come un bimbo al primo giorno di scuola. Il Fiscal Compact, il patto di stabilità, per Grillo equivale a 50 miliardi di euro l'anno che l'Italia deve tirare fuori, dissanguando i contribuenti e devastando le aziende, scrive Grillo. La campagna del Movimento 5 Stelle è sempre più proiettata verso le elezioni europee vede in azione anche i 26 deputati che sono stati sospesi dai lavori parlamentari della Camera per la bagarra del 29 gennaio. Hanno dato il via ad un tour di un mese per la prima volta senza Grillo che tocca diverse città italiane. Nelle ore scorse erano a Venezia. Però io penso che ancora vale la pena di combattere per questo paese. E lo dobbiamo fare, guardate, non per noi stessi, perché noi dopo due legislature andremo a casa. E comunque anche voi magari entrerete in un consiglio e dopo 10 anni di politica, che è un servizio, non è di certo un lavoro, andrete a casa. Ma vedete, quello che fate oggi, quello che fate domani, quello che farete tra 5-10 anni, resterà per sempre in questo paese. Siamo qua perché è successo qualcosa di nuovo, perché finalmente in Italia c'è un'opposizione che dà fastidio, c'è un'opposizione che sta tirando fuori tutte le magagne loro e finalmente non è con lui.